Buongiorno ragazzi, parliamo di psicologia. Cos'è la psicologia? La psicologia è una scienza che studia i processi mentali, cioè quei processi che determinano i nostri comportamenti e che possono essere consci o inconsci. La psicologia, il termine psicologia, deriva da psiche, anima. La psi è la lettera greca che appunto è diventata il simbolo di questa disciplina. E psicologia significa appunto etimologicamente lo studio dell'anima. La prima cosa che dobbiamo definire per introdurre la psicologia è la distinzione tra altre due discipline che sono la psichiatria e la psicoterapia. La psicologia è appunto la disciplina che si occupa di capire, comprendere, spiegare e intervenire sui processi mentali delle persone. Questi processi possono essere consci o inconsci. La psichiatria invece è una disciplina medica, una specializzazione della medicina e quindi una disciplina che cerca di curare quelle malattie del sistema nervoso complessivamente, cioè dei nervi, e anche del sistema nervoso centrale che è il cervello. La psicoterapia invece è una disciplina che interviene sui problemi e le patologie mentali delle persone, ma utilizzando esclusivamente la parola o altre forme di relazione, di gruppo o altri tipi di psicoterapia. La psicologia, da quando è diventata, si è affermata come scienza autonoma, si è differenziata in molteplici sottodiscipline e ha influito anche su alcuni aspetti della nostra vita professionale. Infatti, una delle discipline che si studiano è la psicologia del lavoro, che appunto si occupa di studiare il rapporto tra le persone nel mondo del lavoro, l'effetto del lavoro sulla persona. E soprattutto anche quando parliamo di gestione delle risorse umane, la psicologia del lavoro si occupa di organizzare e gestire il personale delle aziende. Un altro ambito in cui la psicologia ha avuto una grossa influenza, una grossa importanza è la pubblicità e il marketing, ovviamente, che si occupa di valorizzare i prodotti e quindi la psicologia aiuta a comprendere come farlo. La psicologia si è affermata come scienza, come abbiamo detto, a partire dall'Ottocento, insieme alle altre discipline, le cosiddette scienze umane. Si mette come inizio della psicologia scientifica il laboratorio di psicologia sperimentale fondato a Lipsia nel 1879 da Wundt. Nella psicologia va ricordato che si sono affermati a partire dall'Ottocento molti diversi orientamenti teorici. Una cosa che va ricordata parlando di psicologia è la distinzione tra psicologia ingenua e psicologia scientifica. Quando parliamo di psicologia ingenua facciamo riferimento al fatto che noi esseri umani, in quanto esseri sociali, siamo dotati di una serie di informazioni che ci permettono di comprendere il comportamento degli altri e quindi di muoverci all'interno della società rapportandoci con le altre persone. Molto spesso però questa psicologia ingenua serve per rapportarci agli altri, ma non spiega il comportamento, come invece cerca di fare la psicologia scientifica.
La psicologia scientifica usa appunto il metodo scientifico e come metodo scientifico ha prodotto un metodo sperimentale suo che deve tenere conto delle differenze tra le scienze, quelle esatte come la fisica e la chimica, per esempio, e invece le scienze che si occupano del comportamento dell'uomo. La differenza, proprio per sintetizzare, possiamo ridurla per evidenziare proprio questo aspetto del comportamento umano sulla prevedibilità delle conoscenze che noi abbiamo. Le scienze esatte prevedono il risultato di un determinato fenomeno, utilizzando anche per comprendere i fenomeni, appunto, l'esperimento. La differenza invece con le scienze umane è che il comportamento dell'uomo non si può ripetere e va tenuto conto del fatto che il comportamento dell'uomo è libero e certamente condizionato da molti aspetti, ma per molti altri aspetti invece non si può prevedere in maniera esatta un certo fenomeno. Il metodo sperimentale della psicologia, ovviamente, quello che ha messo come elemento fondamentale per rendere attendibile lo studio scientifico del comportamento umano è la codificazione di determinate procedure, di determinati metodi che servono per rendere il più attendibile possibile le informazioni raccolte sul comportamento umano. Quindi possiamo dire che la psicologia ha sviluppato tutta una serie di strumenti che vengono utilizzati per comprendere e spiegare il comportamento dell'uomo. Alcuni di questi sono l'osservazione partecipante, cioè quel metodo osservativo in cui l'osservatore deve cercare di comprendere il rapporto che esiste tra l'individuo e l'ambiente e cercare di comprendere quali sono i significati che il soggetto osservato attribuisce ai propri comportamenti e quindi in qualche modo partecipare al comportamento della persona osservata. Nel metodo clinico, che è quello che si occupa principalmente di casi clinici per l'appunto, cioè persone che hanno problemi tali da non poter sviluppare una vita normale con le altre persone e che quindi hanno bisogno dell'intervento di un medico o comunque di un intervento terapeutico, allora noi, gli psicologi, utilizzano il colloquio psicologico, che è un colloquio strutturato in maniera tale da riuscire ad ottenere delle informazioni attendibili su il paziente in esame. Un altro metodo, per esempio, è l'inchiesta che, appunto, utilizzando questionari o interviste, cerca di comprendere un fenomeno psicologico o sociale su larga scala. Altri metodi che vanno ricordati della psicologia sono i metodi psicometrici come il QI, il quoziente intellettivo, che è uno strumento che cerca di misurare le capacità intellettive delle persone.